E faccio una parentesi tecnica, se qualcuno di quelli che è arrivato non ha ancora ordinato la pista perché magari rimane dopo, lo faccia perché fra una mezz'oretta, forse anche prima arriva. Se è appena freddo, può darsi che io sento che sia un pochino abbassata la temperatura, spingendo il pulsante delle ventole si può far scendere l'aria, quindi scatola bianca, pulsante in alto. Sì, no, sotto. Un po' più in alto, quella, esatto, tutte e due, esatto, il caldo che in alto scende giù, stiamo un po' meglio, perfetto, bene, ringrazio davvero chi ha parlato fino adesso perché ha dato degli spunti, degli stimoli molto, molto interessanti. Faccio un quadro un po' generale, parlando dalla nostra regione, l'Emilia Romagna da un po' di anni, la giunta che ha governato questa regione già nel 2013 si è mossa, forse qualcuno potrebbe dire in ritardo, perché parlavo stamattina con il dottor Gardelli che si occupa all'interno del SERP, quindi nella parte sanitaria si occupa del tema delle ludopatie, lui mi diceva che a Imola anche all'avanguardia, diciamo, a livello nazionale, già nel 2005 si erano mossi per avere per fare un po' di formazione e avere delle risposte sul tema della ludopatia. Quindi diciamo che questo fenomeno qui sicuramente è noto da tempo. Diciamo che la regione Emilia-Romagna nel 2013 ha fatto una legge, in una legge legata al discorso della legalità, quindi al contrasto dell'illegalità, ha inserito, perché sicuramente come ha accennato nel suo intervento Alessandro, il tema della ludopatia, quindi il gioco d'azzardo, è molto intrecciato sui livelli, una parte del gioco d'azzardo è sicuramente molto, molto intrecciato con l'illegalità. Ecco, la Regione Emilia-Romagna nel 2013 ha fatto una legge, nel luglio 2013, in cui lanciava tutta una serie di misure che sfavorissero l'insediamento di nuovi locali dove ci fossero slot, ad esempio il non poter pubblicizzare i 500.000 euro piantati sulla vetrina che attirasse, quindi una serie di azioni che potessero, diciamo, in qualche modo sfavorire, compresa una campagna sul discorso dei locali che scelgono di slot free, di non avere le macchinette, una serie di incentivi verso le iniziative di prevenzione, di formazione, tutta una serie di cose. In maniera un po' meno virtuosa ci sono voluti circa 4 anni, perché siamo a giugno del 2017, perché da questa bella legge si passasse poi a quella che desse le linee guida e l'aspetto pratico. Quindi diciamo che ci sono stati sicuramente dei ritardi. Se un tema come questo veramente era prioritario, probabilmente si poteva in tempi un po' più rapidi passare dall'identificare in una legge il problema e le direzioni al dare poi un senso pratico a queste cose. In maniera in realtà abbastanza rapida, poi il Comune di Imola ha recepito, quindi un paio di mesi, siamo a fine dell'anno scorso, i passaggi quindi con un regolamento locale è andato a recepire queste linee regionali, e quindi effettivamente dalla fine dell'anno scorso a Imola c'è un elenco di quelli che sono i luoghi sensibili dove in un futuro, quindi diciamo che è una legge che non ha valore retroattivo, però in un futuro non possono essere installate nuove sale giochi a distanza di 500 metri, da tutta una serie di luoghi, per cui diciamo che in centro storico per fortuna in un prossimo futuro non potranno essere grandi cose, perché valgono le scuole, valgono luoghi di aggregazione giovanile, valgono le parrocchie, quindi tutta una serie di cose, e sicuramente questo è un passaggio importante in prospettiva. E quindi diciamo la direzione è sicuramente quella giusta, ci siamo arrivati probabilmente un po' tardi, ma andiamo avanti. Evidenziamo che la Regione, sempre all'inizio di quest'anno, ha stanziato sul nostro territorio 107.000 euro
destinati proprio al contrasto della ludopatia. E diciamo che per la maggior parte questi soldi, due terzi, sono destinati agli enti, quindi ad esempio la Caritas, ma altre associazioni, il SERT stesso, per fare prevenzione, quindi informazione, per fare appunto organizzare i questionari, creare degli eventi, e una quarta parte invece, quindi un terzo di queste risorse, sono destinate al potenziamento dell'aspetto sanitario che ci sta dietro a questa patologia qui, questa malattia, ovvero soltanto di recente, diciamo all'interno di quelli che sono gli ambiti sanitari che si occupano del territorio, è stato ufficialmente inserito il tema delle ludopatie, e quindi è necessario in questa fase qui, cioè, nell'avevo inserito questo tema qui, non è che sono arrivate nuove risorse naturalmente, quindi questi soldi qui permettono all'equipe che lavora in aiuto delle persone, dei familiari che hanno dei problemi con il gioco d'azzardo, questi soldi qui permettono all'equipe di formarsi, di avere magari qualche ora in più di straordinario da dedicare a queste persone qui. Quindi non vanno alle persone, ma vanno ai centri? Questi soldi qui vanno, diciamo, agli enti o ai centri, quindi ci diceva prima Alessandro, c'è il SERT insieme e quindi all'azienda OSL, c'è la Caritas, sono i giocatori anonimi, le famiglie dei giocatori anonimi, ma anche altre associazioni che organizzano eventi, potenzialmente l'evento di questa sera, se fosse rientrato in un progetto più ampio, quindi in collaborazione con gli altri soggetti, poteva diciamo, avere e godere magari di questi contributi per la formazione di iniziativa come questa. Non è stato, perché abbiamo fatto una scelta diversa nei tempi, anche perché questi soldi qui sono appena arrivati, quindi saranno disponibili, diciamo, nei prossimi mesi. Questo quanto. Mi sento anche allo stesso tempo di fare una critica personale all'ultima amministrazione che c'è stata, perché sicuramente si poteva fare qualcosa di più, e andando ad approfondire questo argomento ho scoperto una cosa che non sapevo e che da cittadino imolese mi ha dato fastidio, nel senso che noi abbiamo avuto fra gli ultimi assessori, subentrato nel 2015 all'assessore che c'era prima lo sviluppo economico, abbiamo avuto un ex assessore Raffini, lo sviluppo economico, che è una persona che diciamo va in contrasto con tutte queste politiche che sono state fatte, nel senso che l'ex assessore Raffini è stato direttore del marketing di diverse società di gioco d'azzardo online, e nel 2017, insomma, gli articoli che ho trovato, era business manager di un'altra società che produce giochi d'azzardo online, e negli articoli che ho trovato online analizzando un pochino il tema su Imola, si vede come lui gioco forza, per il lavoro che ha, per quella che è la sua storia, lancia, promuove diciamo il gioco online, il mobile come utile tecnologia. Questo a livello almeno etico e morale sicuramente è un po' un controsenso, e pensare che fra i nostri amministratori, in una città dove i numeri li abbiamo visti, questo fenomeno sicuramente, come in tutta la regione, significativo, avere una persona che tra gli amministratori che fa una scelta di vita diversa sicuramente è discutibile. Vorrei invece tornare al discorso di che cosa potrebbe fare un'amministrazione. Quindi con qualche considerazione che poi mi piacerebbe che magari anche voi stessi andaste ad integrare, nel senso che è un'occasione quella di questa sera di informazione, per conoscere, per sfatare qualche convinzione, qualche mito, per avere qualche dato in più, ma anche l'occasione, sicuramente la nostra intenzione come associazione è quella di aprirsi al confronto, e quindi siamo ben disponibili nel cogliere qualche indicazione che può valere per noi, può valere per Alessandro che può fare la sua in questi percorsi di sostegno di informazione. Quello che ritengo io, leggendo, cioè, proprio pensando ai dati che diceva Alessandro, e quindi a quelle dei minori, degli studenti,
evidentemente se il 54% dei ragazzi dal sondaggio dice che gioca perché è convinto di poter vincere, questo sicuramente è un dato significativo, ovvero su queste persone qui si può fare un'informazione anche martellante, anche importante, che probabilmente deve essere fatta ancora di più di quello che già viene fatto, perché se i ragazzi sono convinti di giocare per poter vincere, bene, ci dovrà essere qualcuno che spiegherà quello che ci ha raccontato Francesca, che effettivamente vincere non si può. Quindi veramente io credo che a livello di scuola, quindi probabilmente al di là delle superiori, che sicuramente è l'ambito dove questi dati sono significativi, probabilmente l'aspetto della formazione, come secondo me, è un po' più rispetto agli studenti, è un po' più che altro penso dopo la crisi economica, nel senso che comunque la gente si trova a perdere soldi e probabilmente può essere che abbiano pensato bene di arrotondare giocando con i gratta e vinci, con le cose. Più che gli studenti che lo fanno per puro diletto personale, tanto per... La mia considerazione è quella che da studenti, poi dopo, nel momento in cui diventi lavoratore, se hai preso una brutta abitudine, continui a portarla avanti. Quindi sicuramente è, essendo più facile, perché c'è un luogo dove le persone si ritrovano e dove si ritrovano per imparare, per fare formazione, per formarsi, lì sicuramente è possibile senza, diciamo, si tratta semplicemente di buona volontà nell'occuparsi di informare gli studenti. Quello che sicuramente poi dopo non è sufficiente, perché c'è tutta una grossa fetta, sicuramente la maggiore, che il problema ce l'ha già. Però intanto se uno si preoccupa del fatto che non arrivino nuove persone, diciamo, magari c'è quello che punta a vincere tanto, c'è quello che dice gioco un euro, così mi danno dico anche 10 euro, io sono povero, mi va bene anche 10 euro. Senza stare quelli, quindi un aspetto appunto è questo qui del giocare per vincere, comunque, quindi è comunque dare dei soldi, se ti dessero un pallino sarebbe differente, certo. Ti danno i soldi, quindi anche si diceva che quindi certo, anche adesso ancora. Bisogna sapere che comunque non te li danno i soldi e... Quindi sicuramente prevenzione che vuol dire sicuramente informazione, vuol dire monitoraggio, e quindi bene i sondaggi, bene il tenere la situazione sotto controllo e cogliere anche come eventualmente può evolvere, e vuol dire cercare, sicuramente su questo bisogna continuare a lavorare, quello del supportare e dell'essere, quindi anche forse un passaggio ulteriore che si potrebbe fare è quello dell'andare, di creare quasi delle equipe del territorio che vadano a cercare le persone, perché tante volte prima che le persone si rendano conto di essere veramente in una situazione, di essere arrivati in fondo, insomma, di tempo ne passa, e il momento in cui magari si rendono conto i familiari o le persone stesse che non ce la fanno più è quando hanno toccato il fondo. Se ci fosse un'equipe del territorio che monitorasse, che andasse fisicamente a vedere, magari con l'aiuto anche di qualche esercente che magari si apre a questo tema qui, si potrebbe probabilmente intervenire in maniera ancora più efficace. L'altro elemento sicuramente che mi sento di notare è quello del 35% dei giovani che dicono che si annoiano. Anche su questo sicuramente si può fare tanto, penso da giovane, abbastanza giovane, che 15 anni fa, da ventenne, frequentavo locali serali, notturni qui di Imola. Io mi accorgo che ce ne sono molti meno, mi accorgo che le opportunità, le proposte per i ragazzi sono meno interessanti, sono pochi luoghi di socializzazione, i luoghi dove gli stimoli sono positivi. Da qui la lettura che faccio io è che negli ultimi anni
il pensare per i giovani, il fare per i giovani non è stata la priorità in questa città. Credo che se vogliamo essere una città che guarda al futuro, chi nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci governerà, dovrà gioco forza avere un'attenzione verso questi temi, verso i giovani, e quindi fare delle proposte per dare ai giovani dei luoghi dove socializzare, per dare ai giovani dei luoghi dove incontrarsi, dove avere degli stimoli positivi, in modo che la noia non sia più un problema dei giovani. Tendenzialmente la noia non è fisiologicamente un problema dei giovani. No, però Imola non è proprio una città giovanile, nel senso che fatto Imola, poi c'è gente che viene da Bologna, c'è gente che viene da Imola da Faenza, però il target di Imola è un po' più sostanziale. Perché? Perché poi dopo uno... Tu la vedi così perché così è come merce, se le politiche sono volte ad organizzare attività più per gli anziani, tu vedi una città per anziani, sì. Se tu invece fai le politiche più per i giovani, sicuramente emergono. Non potrebbe arrivare come Bologna, però sicuramente Il tempo, però dare un'idea di migliorerà.